Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Oggi un nuovo video dedicato a una novità Avon e è la nuova linea di smalti gel, i gel shine. Sono appunto questi nuovi smaltini che fanno parte di questa appunto nuovissima linea dedicata ai colori metallizzati. Stiamo un po' lasciando la strada del matte per arrivare ai colori metallizzati e sono appunto un bel po' di colori. Io li ho presi tutti. In pratica adesso ve le faccio vedere, li swatcherò sulle unghie, anche se le ho molto, molto corte, insomma, però ve le faccio vedere così vediamo insieme anche la resa dei colori. Questo è il packaging esterno, quindi classico comunque scatolino nero con la scritta MARC Gel Shine. Il primo è Pearls on Ice ed è questo colore qui. Questo è il packaging come tutti gli altri gel shine e questo è un bianco metallizzato. È un colore un po' magari da persona un pochettino più grande, però comunque dato che il nuovo trend è appunto di questi colori metallizzati, hanno un po' messo tutta una serie appunto di colori che vanno dal bianco al grigio all'azzurrino, eccetera. Questa è un'unica swatchata, quindi adesso ve lo faccio vedere con lo smalto vicino. Scusate se appunto è messo male o comunque sbavato e tutto, però per essere un po' appunto veloci. Questa è un'unica passata, quindi dalla prima passata è leggermente ancora trasparentino, non è un colore pienissimo, ma ovviamente sono colori metallizzati, quindi si capisce che hanno bisogno magari di due passate. Come asciugatura non è ancora perfettamente asciutto, però sento che comunque asciuga abbastanza, cioè sta quasi asciugando. Quindi io penso che il tempo che lo passate su tutte le unghie, di una mano e dell'altra, potete già fare la seconda passata, che è già appunto asciutto. Poi andiamo avanti, c'è Fun Girl, questo qui, che è un color, ecco, su lilla. Questo mi è piaciuto molto, visto appunto così dal vivo. Questo colore qui, aspettate che ve lo avvicino e adesso lo andiamo a swatchare sull'unghia. Faccio appunto al solito solo una passata, in modo tale da vedere proprio l'effetto del colore. Questo devo dire che è molto... Oddio, ho fatto un casotto. Questo devo dire che è molto più intenso. Scusate, ma ho fatto veramente un casotto. Mi è caduta proprio una goccia di colore enorme. E questo penso proprio che lo terrò come colore per me, insomma. Anche gli altri, comunque, eventualmente li andrò a regalare alle clienti. Ovviamente, avendoli swatchato, non li vado a vendere. E questo è il colore. Scusate per le unghie, ma. Ho anche avuto dei problemi con le cuticole. Questo è appunto Fun Girl, dicevamo, che è questo appunto lilla metallizzato. E il trend è questo ultimamente, quindi per questo motivo appunto sono così lucidi e metallizzati. Poi andiamo avanti con Glimmering Aids, che è un color grigio. È una sorta di argento, questo è un colore che utilizza tantissimo mia nonna e quindi sarà contenta perché per un po' di tempo era scomparso. E anche questo lo proviamo. Questa volta faccio attenzione a non far cadere troppo colore. E devo dire però che rispetto al colore di prima è un grigio un pochettino più scuretto. Prima c'era un grigio bianco. Questo è un po' meno metallizzato magari degli altri, ovviamente questo qui. Adesso ve lo faccio vedere con il colore vicino. Vedete, è una sorta di... sì, è un grigio molto molto chiaro comunque. Ovviamente si distingue dal bianco, però non è proprio argentato. Ecco. Perfetto, ecco qui. Poi andiamo avanti. Tingle Ice. Questo forse dovrebbe essere sull'azzurro, infatti. C'è anche questo colore azzurro, proprio carta da zucchero, proprio come il mio maglioncino. E anche questo adesso lo andiamo a provare. Quindi, questo abbiamo detto Tingle Ice. Molto carino questo. Questo è un attimino più estivo, ovviamente.
più estivo o comunque più primaverile, se vogliamo. Anche qui ho fatto un casotto. Oddio, vabbè, non fateci caso, su come è messo. Come vi dicevo, è sempre una passata, quindi tenete conto anche di questo. E ovviamente questi colori che non sono il bianco, sono ovviamente un pochettino più intensi, quindi già dalla prima passata qualcosa la trovate. E questo era Twinkle Eyes. Ok, poi abbiamo Illuminate Me, che è anche questo un azzurrino. Quindi anche questo è un colore. Alcuni hanno una scritta comunque diversa, non capisco perché. Ci sarà stato ancora qualche problema di stampa. Questo abbiamo detto è Illuminate Me e anche questo è un azzurrino. Lo metto qui nel mignolo. È un azzurro però con più chiaro dell'altro. Quello è un colore un po' più azzurrino intenso, è quasi un verde, sì, è un verde chiarissimo. Andiamo, aspettiamo che la fotocamera metta a fuoco ed è quello sul mignolo. Eccolo qui, è tipo una sorta di verde acqua. Ok, vi faccio vedere magari le due bocciottine, diciamo vicine, così riuscite a vedere la differenza di colore. Questo è Twinkle Eyes e questo è Illuminate Me. Vedete? Sono un azzurro e un verde, vedete? Ok. E poi l'ultimo, Bounce and Dolls. E questo anche qui è un po' più sul viola. Questo era quello Fun Girl, che era un lilla. E questo qua è più un viola. Devo dire che sono veramente carini questi colori. Questo lo metto sull'altro pollice. Ed è sì un violetto vero e proprio, quello ha una punta di rosa che questo comunque non va ad avere. Ho fatto anche qui una passata, dalla prima passata il viola si vede poco, però ovviamente è differente dal bianco, vedete? Eccolo qui. E questo è l'ultimo colore della collezione. Ovviamente queste sono primi swatches, prime impressioni. Non so dirvi nulla sulla durata. Adesso vi metto i vari colori vicini, cercando di non fare casotto comunque con le varie boccettine. Ok. Ed ecco qui i colori, vi faccio vedere appunto, ve li faccio vedere 3 a 3. Allora, questi sono i primi tre, eccoli qua. Quindi abbiamo Twinkle Eyes, Pearl on Ice e Fun Girl. Ok, mentre gli altri tre colori sono questi qua. Ok, cerchiamo di non farli cadere. E sono Glimmering Haze, Illuminate Me e Bounce and Dolls. Comunque nel frattempo vi dico che il colore si è asciugato, vedete lo passo e si è assolutamente asciugato, quindi il tempo di asciugatura non è troppo eccessivo, ecco. Nulla ragazze, questi erano tutti i nuovi colori degli smalti gel shine della linea metallizzata, spero vi siano piaciuti, scrivetemi qui sotto che cosa ne pensate e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!